Salve, sono Patrizia Sciarra e avrò il piacere di seguirvi durante questo corso di Photoshop Video Editing. Ho sempre desistito a fare un corso di Photoshop e video perché ritenevo che per fare un video bisognava usare altri software, software più specializzati come Premiere Pro o altro ancora. Però le cose sono cambiate già con la versione CS6. In effetti ho cominciato a fare delle piccole prove a livello privato, a vedere come reagiva Photoshop se creavo dei piccoli video. E sono rimasta entusiasta. Entusiasta per il risultato che potevo ottenere con strumenti che possedevo già. Ho una macchina fotografica digitale e sia le reflex che quelle di target inferiore ormai fanno dei video molto belli. E ho Photoshop che conosco già. Messo insieme le due cose, riesco a creare video davvero creativi, perché posso utilizzare tutto il potenziale di Photoshop. Pensate solo, vedete, posso utilizzare ad esempio tutti i livelli. Guardate, se prendo qui un video, ad esempio, vedete, qui ho un video che abbiamo realizzato in questo corso dove abbiamo applicato filtri di Camera Raw, altri filtri per creare effetti di viraggio, di tendenze, per creare effetti tonali. Posso utilizzare l'audio, vedete? Vedremo come creare e mixare insieme audio e video. E dunque avremo diversi tipi di audio che possiamo utilizzare, audio di musica di sfondo, audio parlato, per poi creare, vedete, effetti interessanti, transizioni, movimenti. Sentire come l'audio della musica si abbassa quando c'è l'audio della voce e tutte queste cose qui. Pensate, possiamo utilizzare non solo come avete visto i livelli, ma possiamo utilizzare le opacità, possiamo utilizzare, vedete, gli effetti, le ombre e tutto questo grazie ai fotogrammi chiavi che rappresentano il cuore della gestione del video, vedete, fotogrammi chiavi che ci consentono di creare trasformazioni, trasformazioni di posizioni, di opacità, trasformazioni con le maschere. E poi vedremo come gestire i testi sono importanti. Tutto questo è fattibile con Photoshop. Tanti softwareini piccoli, tanti software free non hanno assolutamente questo potenziale che Photoshop vi mette a disposizione. E dunque, secondo me, vale assolutamente la pena sfruttare Photoshop e la vostra camera digitale per creare dei piccoli video anche in Photoshop. E io mi auguro che seguiate il corso insieme a me proprio per vedere come possiamo creare non solo l'editing e il compositing con le immagini, ma anche con il video. Ed ecco qui un piccolo assaggio. Yes.